Nove famosi street artist contemporanei hanno lavorato insieme con nove studenti dell'Accademia di Belle Arti per realizzare un'opera a cielo aperto sul lungomare di Napoli. Dai disegni emergono temi attuali e omaggi alla città, eroi inconsapevoli, labirinti, dualismi e pluralità, confronti su forze sociali contrapposte, visioni sul futuro della città e supereroi contro i pregiudizi. L'opera ha una larghezza di 300 metri lineari e 11 di lunghezza e sarà visitabile fino a mercoledì 21 luglio. Il pubblico potrà vivere un'esperienza artistica immersiva e inclusiva, potendo anche passeggiarci sopra. Il progetto Art & More nasce con l'obiettivo di sostenere l'arte in tutte le sue forme, chiamando artisti noti ed aspiranti tali per fondere stili e tecniche ottenendo disegni unici, anche con audaci combinazioni di colori. La Napoli in questi anni si è dimostrata più di ogni altra la città della street art, con tantissimi artisti noti, meno noti. Alcuni lo sono diventati proprio partendo da Napoli. Io ricordo quando 10 anni fa liberalizzammo gli artisti di strada, era proprio con l'idea di favorire l'arte di strada, che è diventata sempre più bella, di qualità, di profondità, di sensibilità, di connessione col territorio, le si fa insieme, no? In questo caso l'Accademia delle Belle Arti, ma io ho visto fare opere straordinarie con gli scugnizzi, con gli anziani, con il popolo, in periferia come in centro. Napoli è la città della creatività, la città dei giovani, quindi ha una vocazione naturale per tutto questo e noi, devo dire, l'abbiamo sostenuta molto in questi anni.